noi in classe alzavamo la mattina, sapevamo quando attaccavamo, non sapevamo quando finivamo. Poi quando si dice, ma sai, ma fisce, una rescia, date pochi soldi, allora non la fa, se non c'è i soldi. Quindi è tutto un giro per chi prega i soldi. Domani, caro Umberto, dobbiamo fare d'oltranza, perché dobbiamo convincere questi nostri compagni lavoratori di scendere in piazza, perché l'italiano, scusate la frase, ti puoi fare la moglie, non gli tocca la saccaccia, e noi gli dobbiamo toccare la saccaccia a sta gente. Solo toccando la saccaccia forse riusciremo ad avere qualche cosa. Beh, io sono un divino del Signore, se è vero, però diciamo, se non facciamo così lo siamo eliminati, domani moriamo, perché questi signori di medici se ne fregano, tanto a settimo l'ottavo piano non escono fuori, non mi fate capocciare, buffoni, non escono fuori, capito? Loro non sanno che cosa vuol dire la vita da set, perché non capiscono il marciapiede del set. Se pensa che quelli che fa il set sono i famosi tronisti, no, noi ci alziamo i 5 la mattina, andiamo a 10 la sera e non vendiamo i soldi. Quelli che stanno lassù devono capire che noi stiamo a lavorare, noi abbiamo il mutuo, abbiamo i ragazzini, abbiamo la scuola, e se non lavoriamo dove andiamo? Questa è la vita nostra, dobbiamo prendere i bastoni in senso democratico, in senso democratico, non fa fare mai a nessuno, ma mettere qua sulla schiena, farci sentire che esistiamo. La cultura si misura dal paese, è un paese senza cultura, è un paese morto, Cristo, è un paese morto! Yeah, I don't know.